Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo la pessima settimana degli showdown, oggi che è venerdì, ritorniamo con una promo, che è quella dei Fantasy Foot. Promo tanto attesa, che porta tutta una serie di novità molto interessanti, ma qualche giocatore veramente ci vuole una gran fantasia per immaginarsi che possa essere decente. Ma senza perderci ulteriormente in chiacchiere, andiamo a vedere subito quali sono i giocatori usciti quest'oggi. Lo sai, amico, che i campioni sono così. Il primo giocatore è Alexis Sanchez, versione chiaramente del Marsiglia, ma prima di analizzarla ci tengo a sottolineare che i Fantasy Foot prevedono giocatori in attività più delle versioni speciali di Heroes, ed essendo carte dinamiche prevedono ovviamente un sistema di upgrade differente. Per quanto riguarda i giocatori in attività, sarà possibile ricevere un upgrade se a partire dal 17 marzo questi calciatori faranno una vittoria nei successivi 6 match. Un ulteriore upgrade se andranno a disputare 3 presenze nei 6 match. Per quanto riguarda attaccanti o centrocampisti, se questi andranno a fare 2 gol o assist in 6 match, sempre a partire dal 17 marzo, per difensori o portieri un ulteriore più 1, qualora invece bisogna andare a registrare un clean sheet. Quindi questo per quanto riguarda le carte in attività, tra virgolette. E andiamo proprio ad analizzare Sanchez, 4'4", 1,68 m, molto interessante anche per quanto riguarda il discorso link, visto che del Marsiglia linka Guendouzi, linka Belli, può fare l'ATT e l'ATT. Questo è il classico giocatore che secondo me è molto valido da PS4 perché è agile nello stretto, corre, ha una discreta finalizzazione, dei buoni passaggi e lo si può inventare un po' da tutte le parti, lo si può giocare punta, esterno, COC, però ripeto, lo sconsiglio su PS5 e lo vedo molto molto meglio sulla versione old gen. Passiamo poi a Milan Skriniar e qui già le cose iniziano a diventare piccanti perché questa è una carta clamorosa con una facilità di upgrade incredibile, 1,88 m che si candida ad essere uno dei 10 migliori in Serie A e perché no anche tra i migliori attualmente a disposizione all'interno del gioco. È lengthy, ha 85 di velocità scatto, dei discreti passaggi, ottima la reattività che significa bei movimenti con l'L2 per coprire i difensori, scusatemi, gli attaccanti che appunto vi vengono ad attaccare i difensori. Intercettazione 89, lettura 94, contrasto in piedi 93, forza 92, aggressività 90, insomma tutte le statistiche al posto giusto per il difensore dell'Inter che in Serie A secondo me sarà uno dei migliori. Marcos Llorente, altra carta pazzesca, 1,84 m, 3 di skill, 4 di piede debole, super versatile perché può fare sia il centrocampista che il terzino che l'esterno, ovviamente da giocare o centrocampista o terzino. Peccato che non prende il lengthy veramente per una questione di millimetri perché ha 87 di agilità e doveva avere 85, però è velocissimo, degli ottimi passaggi, statistiche di agilità top, lettura 84, intercettazione 85, buona anche la freddezza, pecca leggermente in forza ma recupera in aggressività. Quindi anche Marcos Llorente, una delle carte assolutamente da tenere sotto la lente di ingrandimento e da attenzionare durante questa promo. Memphis Depay è una SBC, ha 5 di skill ed è 3 di piede debole. Questa carta qui è una grandissima occasione persa perché voi lo guardate così e dite wow, che carta, è anche lengthy, ma dovete considerare che si upgraderà, prenderà sicuramente almeno un più 2 e quel più 2 gli farà perdere il lengthy. Quindi considerando che è un 5 skill e 3 di piede debole, poi rimane un giocatore abbastanza average, una grande occasione persa e comunque un giocatore più da PS5 che da PS4. Però considerando che è appunto uno scambiabile che vi muore in mano, io sinceramente ve lo sconsiglio. Questo è un altro fenomeno, ovvero William Saliba, difensore francese dell'Arsenal, 1,92 m, facilità di upgrade perché sappiamo quanto sta facendo bene l'Arsenal, potrebbe prendere tutti gli upgrade. Velocissimo, anche lui ovviamente lengthy, gran passaggi, reattivo, statistiche difensive della Madonna, ottima la freddezza, ottima la forza, ottima l'aggressività. Questo rischia di essere veramente un tots anticipato e non vedo l'ora di provarvelo e magari di portarvi una bella review perché questo è veramente un mostro, secondo me uno dei più forti DC al momento nel gioco. Alexander Isaac studia da Haaland ma in realtà non lo raggiunge perché 1,92 m, 4 skill e 5 piede debole, quindi molto tecnico. Però purtroppo è un'occasione persa perché ha 88 di agilità e quindi un cristone del genere senza lengthy ce lo tiriamo abbastanza nei denti perché è inutile sia su old che su next. A quel punto magari vi sbloccate Weghorst su next gen e fa molto meglio quel ruolo lì.
Said Benarama, 1,72 m, 4-4, una carta devo dire interessante perché ci sono pochi COC di ruolo e visto che è un giocatore che è rapido, ha un discreto tiro, degli ottimi passaggi, agile palla al piede, un bel body type, io da COC da trequartista ve lo consiglio, sia su Next che su Old. Da Old magari lo potete provare anche seconda punta ed esterno perché è un giocatore di quelli proprio agilini che corre, perfetto per la vecchia console. Fernando Rojas Mota, il buon Fernando, mediano, old school, 1,83 m, abbastanza veloce, ovviamente lengthy di base, buoni passaggi, buone le statistiche di difesa, pecca leggermente in elevazione ma è comunque abbastanza alto, ottima l'agilità, ottima la reattività ovviamente per un mediano, lui da provare, però comunque in quel ruolo lì ci sono tantissime alternative. Così come ci sono tante alternative nel ruolo di Angelinho, che comunque è un terzino sinistro di Bundes che non si butta mai via, però consideriamo che c'è Davis, può fare l'esterno sinistro ma ovviamente è molto più difensivo, non ha i piedi per fare il giocatore di fascia offensivo, è rapido, ha dei buoni passaggi, agile, ottime le stats difensive, pecca in forza, leggermente anche in aggressività, però vi ripeto, un discreto terzino che potrebbe tornarvi utile se volete linkare qualcosa. Ecco, Dele Alli è probabilmente uno che dovrebbe appartenere alla promo dei What If, perché lui è uno dei più grandi e se fosse rimasto libero di testa cosa sarebbe diventato questo giocatore qua? Fantasy Foot, perché usiamo la fantasia per ricordarci e immaginarci che possa essere ancora un calciatore, peccato. Poi al momento è pure in Al Beşiktaş in Turchia, quindi su FIFA completamente inutile. Questo curio obiettivo, quindi per Ide magari ce lo sblocchiamo anche se tre di piede debole. Trimmel, niente di eccezionale perché è un terzino austriaco della Bundes, ce ne facciamo poco. Sto Miller faccio fatica a commentarlo. Quindi per quanto riguarda i giocatori, diciamo, della promo, della squadra 1 in attività, questo è quanto. Passiamo a Giro. E qui, amici miei, saliamo completamente di giri. Allora, innanzitutto per quanto riguarda invece l'upgrade degli eroi, come funziona? Sempre a partire dal 17 marzo ricevono un più uno se la squadra alla quale sono associati, in questo caso il Newcastle per Ginola, vince una delle sei partite che dovranno affrontare e un ulteriore più uno e un più tre in tratti, quindi le caratteristiche giocatore, se in quelle sei partite la squadra rimane imbattuta, quindi vince o pareggia. Abbastanza difficile, però mai dire mai. Partiamo proprio da Ginola, carta allucinante che aspettavamo tutti, prima o poi un upgrade di Leroy Ginola, 5-5, skill piede debole, 1,86 m, può fare come al solito tutti quanti i ruoli offensivi, un jolly incredibile, riceve anche degli ottimi upgrade in velocità, in tiro, in passaggio, dribbling, fisico e soprattutto considerando che il Newcastle quest'anno sta andando bene potrebbe anche prendere questo benedetto doppio upgrade che lo farebbe andare nell'Olimpo di quelli che sono i giocatori di quest'anno, veramente clamorosa questa versione qui. Su Abedi Pelé, associato al Marsiglia per quanto riguarda il discorso delle partite per l'upgrade, è una grande occasione persa perché rispetto alla carta base anche lui prende dei più 2 e prende dei più 2 però credo abbastanza inutili perché la cosa che mi aspettavo invece riguardava un eventuale upgrade di stelle skill e piede debole per cui questo giocatore rimane abbastanza inutile su PS5, utilizzabile su PS4 ma mi aspettavo molto di più. Kewell è invece associato al Nottingham Forest che... magari una vittoria in 6 partite la fa, un upgrade se lo prende, e Kewell sappiamo quanto la versione Marvel sia interessante, può fare svariati ruoli, sia su Next che su Old, è un 4-4 piede sinistro, ha ricevuto degli upgrade interessanti rispetto alla carta Marvel, questo io lo promuovo e da provare assolutamente. Così come Capdeville associato invece al Villarreal è una carta della Madonna, secondo me il terzino sinistro più forte del gioco, e voi vi direte ma c'è Teo Toti, sì ma Teo Toti non è lengthy, lui invece anche con gli upgrade conserva il lengthy, è una carta veramente clamorosa che vedremo sicuramente anche in competitive. Sto Rigen, il solito Rigen, né carne né pesce, 4-4 che non sai di che morte deve morire, mentre Ivan Ramiro Cordoba che mi guarda con questo sorrisone associato chiaramente all'Inter è un difensore clamoroso, facilità di upgrade, l'Inter potrebbe anche rimanere imbattuto, incredibilmente magari se decidesse di fare un filotto decente, prendere doppio upgrade, immaginatevi una difesa Lucio, Cordoba, con Cordoba magari più piccolino associato al colosso che è Lucio, sarebbe veramente clamoroso anche in questo caso. Un giocatore incredibile, Ivan Ramiro. Così non è male anche il Bon King, associato al Tottenham, una discreta carta. 2 skill, 4 piede debole, 1,88 m, ovviamente un DC lengthy. Qualora dovesse prendere un più 1 ma anche un più 2, se l'andrebbe a giocare tranquillamente con i migliori DC di Premier League.
Concludiamo con Peter Crouch, perché mi ha fatto rosicare Peter Crouch, perché se voi lo guardate così dite ma do che hit, però in realtà pure lui è un'occasione persa, perché me l'avete fatto con 5 skill, ma me l'avete messo con 85 di agilità, questo al primo upgrade non è più lengthy, dannazione. Ed è veramente un peccato, perché sarebbe stato praticamente un Weghorst tecnico e insomma avrebbe fatto veramente al caso di tanti, soprattutto i pro se lo sarebbero portato dietro e l'avrebbero giocato da super sub. Quindi peccato, magari si può provare, ma era consigliatissimo su PS5, ma anche quando andrà a perdere il Lengthy su PS5 sarà abbastanza inutile, così come è inutile su PS4. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quali di questi giocatori volete vedere in azione, perché ve li andrò a provare penso domani e vi porterò qualche review. Al solito vi aspetto tutti i giorni sulla piattaforma Viola in live dalla mattina fino al primo pomeriggio. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, sono il vostro Liberoschi, ciao!